per i radicali. Oggi una delegazione guidata da Rita Bernardini ha visitato il carcere romano di Regina Coeli. Obiettivo: denunciare le condizioni in cui vivono i detenuti. Amnistia, indulto, riforma della giustizia, i temi al centro dell'iniziativa. Una giornata speciale accanto agli ultimi, l'hanno definiti i radicali, dedicandola a due personalità, Marco Pannella e Papa Francesco, entrambe in prima linea nel chiedere il rientro del nostro paese nella legalità per i diritti dei detenuti. La detenzione deve servire, secondo la nostra Costituzione, alla riabilitazione, al ritorno nella società di chi è stato condannato. E nelle condizioni delle carceri italiane questo è molto difficile, spesso impossibile, diventano dei luoghi criminogeni. Quando uno esce peggiore di come è entrato. Il 35% della popolazione detenuta in Italia, hanno sottolineato i radicali, è ancora in attesa di giudizio. Con Rita Bernardini anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, morto nella notte tra il 21 e il 22 ottobre del 2009. È stato un Natale speciale per me perché mi ha consentito di ricostruire quei tasselli che mancavano nella mia vita, sugli ultimi giorni di vita. È stato importante perché ho visto questi luoghi, in alcuni istanti è stato doloroso, davvero doloroso. E socchiudere gli occhi e provare ad immaginare lui su quella panca, lui che attraversava quei corridoi, con quella sofferenza che oggi sappiamo. E domani a mezzogiorno anche il vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti, farà visita ai detenuti di questo carcere.